Una decisione che l'amministrazione non può condividere ed in attesa delle motivazioni del successivo ricorso che presumibilmente sposterà di 3 mesi la pronuncia delle sezioni unite della Corte dei Conti, ci si dispone ad andare avanti senza nessuna ricaduta sulla città. È quanto emerge dalla conferenza stampa convocata stamattina dopo lo stop di ieri della Corte dei Conti al piano decennale di riequilibrio finanziario del Comune. Una decisione articolata in 5 punti che vanno dalla dismissione del patrimonio alle società partecipate e che sono stati fermamente contestati dall'assessore al bilancio. Siamo andati a portare avanti una serie di attività che da sole porteranno l'efficientamento e poi non si è proprio, non hanno nemmeno un attimo voluto sapere che cos'è questa holding, che cos'è questa riorganizzazione delle partecipate, non mi hanno chiesto quante soppressioni ci saranno di organismi partecipati, perché avrei detto sono 9 gli organismi che stiamo andando a chiudere. È la Corte dei Conti che ci ha messo del tempo, è la sottocommissione del Ministero dell'Interno che ci ha messo del tempo a fare le valutazioni. Ma noi il piano l'abbiamo già portato da un anno in avanti, noi siamo a gennaio del 2014, ma di che cosa stiamo parlando? Non è stato chiesto a questa amministrazione, tu in questi 12 mesi di piano, mi dici che cosa hai fatto? E allora noi che cosa avremmo detto? Che la criticità dello squilibrio di parte corrente non esiste più. Il controllo dinamico che è stato affidato alla Corte dei Conti, perché non lo hanno attivato? Perché non ci hanno chiesto in questi 12 mesi? Ma mi dici che cosa stai facendo sul personale dipendente? E avremmo fatto vedere che rispetto al taglio che noi avevamo previsto sulle spese del personale dipendente, noi siamo al di sotto di quel valore, addirittura al di sotto. Quindi stiamo andando verso una direzione che ci porta velocemente a uscire fuori dal disavanzo e dal riequilibrio. Noi abbiamo messo in campo tutte le azioni correttive. La forza nostra è questa, di aver trovato le chiavi giuste per arrivare a risolvere i problemi di questa città. Non ne beneficeremo noi, non ne beneficerà il sindaco De Magistris, però sarà sicuramente ricordato come il sindaco dell'amministrazione che ha finalmente corretto la strada di questo ente. Il sindaco ha evidenziato nel corso dell'incontro che la procedura del dissesto poteva essere utilizzata sin dall'insediamento dell'amministrazione e che ora sarà importante anche trovare maggiore sensibilità da parte del governo e del Parlamento, che hanno già dimostrato molta attenzione invece nei confronti di altre città. Non è che ci hanno dato, come in altre occasioni e per altre città, risorse finanziarie a fondo perduto per andare a coprire, diciamo, il buco delle partecipanti. Siamo fiduciosi che la decisione possa essere ribaltata. Appare in aperta distonia con una città viva che si sta riprendendo, che ha tanti investimenti, che ha tanta energia, che ha un'oggettiva ripresa. Non ci sembrava corretto, appena insediateci, dichiarare la morte della città e scaricare su altri, perché il dissesto, indipendentemente da tutto, provoca un disastro soprattutto per i nostri concittadini. Se ne avessimo dichiarato il dissesto, avremmo mandato in mezzo alla strada qualcosa come diverse centinaia di lavoratori della nostra città. Non avremmo salvato le società partecipate, avremmo privatizzato diversi servizi pubblici della nostra città, tanto per fare qualche esempio. È chiaro che se tu vedi un parametro di 10 anni, è evidente che non è ancora il risultato finale. Tu devi vedere il parametro di quello che noi abbiamo fatto in un anno, non in 10 anni. Da qui a Pasqua non solo non c'è nessuna ricaduta né sui contratti, né sui fornitori, né sui creditori, né sui servizi, ma anzi, proprio a dimostrazione del fatto che noi abbiamo superato la crisi, la stiamo superando, noi inietteremo ancora maggiori risorse umane, organizzative ed economiche per far funzionare la nostra città.